gli ex coniugi con proprietari la pagano al 50%. La quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito con una recente sentenza che spetta ad entrambi gli ex coniugi con proprietari dell'immobile il pagamento dell'ICI, e ciò anche in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli. Il decreto legislativo 504 del 1992, che istituisce il tributo ICI, stabilisce che soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari o i titolari di diritto reale di godimento sull'immobile. La Corte ha però precisato che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli ha natura di un diritto personale di godimento atipico e non già di un diritto reale, giacché l'assegnazione non viene fatta di per sé al coniuge, ma ai figli, e ciò nel loro specifico interesse.